Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video sul mio secondo canale. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi, perché facciamo due video a settimana. Cliccate anche sulla campanella, tasto iscriviti, tasto campanella, così attivate tutte le notifiche e non vi perdete neanche un video. Questo è il video finalmente del tortino fit, ovvero praticamente un tortino fatto in padella, torta in padella, ricetta geniale ragazze, super velocissima, che potete poi sbizzarrirvi, metterci, cambiare gli ingredienti, insomma io vi do il concetto, no? Come al solito io ormai mi diverto tantissimo, ogni giorno ne faccio un tipo diverso, quindi magari se volete vedere altre varianti ditemelo nei commenti, se vi piacciono, faccio tanti gusti, utilizzo, perché ci metto anche la frutta, frutti diversi, ci metto la cioccolata, faccio tante cose diverse, quindi se volete, se vi piacciono, lasciate tanti like a questo video, così mi dico wow, piacciono queste ricettine light fit carità style, e faccio tanti altri video. Ragazzi, ho preparato tutto qui sopra, c'è anche il mio magico cavallo letto, quindi siamo pronti per registrare. È una ricetta veramente veloce, facile, buona, che vi straconsiglio, merenda e colazione. È light, quindi ha pochissime calorie, è proteica, quindi se vi allenate va benissimo, e soprattutto è buono, che è la cosa più importante. Vai, iniziamo! Niente ragazze, perché avevate visto questo video, nell'ultimo mio video cosa mangio, che tra l'altro vi è piaciuto tantissimo, sono molto molto felice, e avevo fatto appunto colazione, non mi ricordo se colazione merenda con questo tortino, in tante me l'avete richiesto, quindi come vedete Carlita accontenta tutte le vostre richieste. Yeah! Iniziamo subito ragazze, pesando tutti gli ingredienti ovviamente, ecco qua, bilancina, vado a mettere direttamente tutti gli ingredienti nel contenitore dove poi li mescolerò con una frusta a mano. Voi come al solito potete utilizzare anche un frullino elettrico, io mi scoccio di sporcarlo, quindi faccio con questo, tanto viene uguale. Primo ingrediente è la farina d'avena, che sapete è una delle mie farine preferite perché ha un basso indice glicemico, quindi è ottimo per fare i pancake, ve ne parlo sempre, 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 quindi se mi seguite lo sapete già. Comunque, in alternativa potete anche mettere la farina di riso, soprattutto se siete intolleranti al glutine, mettete la farina di riso oppure una farina integrale o qualsiasi farina che voi volete, vanno bene tutte. A questo punto ragazze vado a mettere l'albume, io utilizzo questo qua confezionato ma potete anche prendere quello delle uova, come al solito ogni albume corrisponde a circa 30 grammi, madonna ma come sono professionale, basta, uffa, cacca pupù, devo sbagliare, sto dicendo, mi sembra, non lo so, troppo perfetto, comunque ragazze bando alle ciance, allora 30 grammi di albume corrisponde ad un albume, quindi fatevi la trasformazione. Yogurt greco, che non può mai mancare ovviamente, che rende il tutto proteico e buonissimo nei pancake, nei tortini, io lo metto sempre, sempre, anche perché è a bassissimo contenuto calorico. Niente del secolo, la farina di cocco, questa qua, anche nell'ultimo video dei pancake, se non erro, vi dissi di metterla perché rende il tortino, il pancake più buono e più soffice, quindi io ne metto sempre un pochino. Comunque se non l'avete potete anche non metterla, vi viene buono comunque. Ingrediente segreto è metterci un po' di frutta, perché se mettete un po' di frutta nel vostro tortino praticamente prima di tutto vi viene più buono, perché ovviamente con la frutta, dolcificato naturalmente con la frutta, e poi viene ancora più soffice, sembra proprio una torta. Ecco ragazze, ho tagliuzzato tutta la pera a pezzettini, ma prima di versarla qua dentro vado a mescolare con la frusta, tac, 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 in modo che diventa tutto omogeneo. Punto posso unire la pera, ragazzi potete anche mettere la mela o un altro frutto a vostro piacere, vi farò io stessa delle varianti, nei prossimi giorni farò anche altri video. Se volete farlo con la mela, guardate un mio vecchio video dove vi feci proprio un tortino così con la mela, lo chiamai torta alle mele in padella, ispiratevi a quel video. Punto ragazzi, abbiamo finito, andiamo ad aggiungere soltanto un po' di truvia per dolcificare ulteriormente, che è un dolcificante a zero calorie che voi sapete che io adoro, lo metto un po' dappertutto, e comunque potete anche non metterlo, ne metto giusto un cucchiaino per renderlo più dolce, già la mela dentro, già la pera dentro dolcifica, quindi potete anche non metterlo, ecco qua. E infine per lievitare invece del lievito metto il bicarbonato, che è un ottimo agente lievitante naturale. Metto un po' di bicarbonato, io ho fatto le dosi per due, quindi bicarbonato vedete è abbondante, se no una puntina già basta,
E poi sopra, per far agire, ci metto un po' di aceto di mele. Non ho il limone, ma anche l'aceto va benissimo, soprattutto questo di mele, che comunque è perfetto per i dolci. Ne metto proprio una puntina, vedete così, un cucchiaino, per far agire il bicarbonato. Vedete che fa la schiumina? Ecco qua, fa la schiuma, quindi è pronto. Ultima mescolatina e siamo pronti per cuocerlo. Ragazze, pronte per cuocerlo? Ultimo segreto è questo qua, cioè che è il fondamentale. Per fare pancake alti, per fare dei tortini, delle torte in padella, mi trovo benissimo con questo qua. È un padellino che ho comprato... non mi ricordo dove, ma comunque in uno di questi negozi per la casa, in un centro commerciale, ed è veramente buonissimo. Guardate com'è alto rispetto alla mia mano, è alto, è largo, se non mi sbaglio il diametro è 16 cm, ma è molto alto. Questa è la cosa positiva, che è molto alto, quindi viene super alto e soffice, quindi questo era il mio segreto. Adesso vi faccio vedere. Utilizzo la fiamma bassa, non ce ne sarebbe bisogno, ma io comunque lo ungo sempre un pochino per evitare che si attacchi. E con un tovagliolino vado a spalmare l'olio anche sui bordi, un po' dappertutto. Ecco qua. Ragazze, cosa importante, fiamma bassa e coperto. In questo modo il vostro tortino diventerà una big torta gigante, altissima, perché lieviterà il calore, lo fa crescere, lievitare. Quindi fiamma bassa, coperchio. Ragazze, nel frattempo che si cuoce il tortino, per la copertura la restante parte di yogurt greco, in cui vado ad aggiungere un po' di truvia, la metto a occhio così, e un po' di farina di cocco, e viene buonissimo, buono anche da mangiare così, in modo troppo buono. Mescolo. È arrivato il momento di girare il nostro tortino, ragazze. Stacco prima dalle pareti, così. Faccio cuocere qualche minuto anche dall'altro lato. Ragazze, stagliamo il nostro tortino, guardate com'è bello e voluminoso. Madonna, ma lo dobbiamo tutto coprire. Allora, lo potete mangiare così caldo, guardate com'è bello, oppure adesso invece lo faccio fare freddo. Aspetto che si raffredda, tanto non lo devo mangiare subito, e poi lo cospargo con la crema e lo metto nel frigo, e domani mattina farò una splendida colazione. Comunque anche caldo è buonissimo. Double face, double type. Ecco qua ragazze, ho messo lo yogurt, i lamponi e la marmellata. Adesso andiamo a tagliare una fetta. È buonissimo. Quello guardate, non lo mangiamo. Allora tagliamo, faccio vedere com'è bello. Sembra una torta. Anche una torta. Sembra, ho detto. È una torta. È una torta fit. Bravo. Questa è una grande torta della mamma. Guarda com'è bello dentro. Questa sembra una torta. Ah, mi siete della fetta tua, questa è mia. Ah. Ecco qua. Guardate com'è bello dentro. Madonna, com'è bello. È soffice e buonissimo. Yummy. Mi raccomando, lasciatemi un bel like per questo super video.